La nostra associazione è un'associazione a carattere nazionale. A Piacenza siamo presenti ormai da 18 anni e le attività principali che fa Alice, l'associazione, è di prevenzione e di comunicazione per le persone colpite da ictus. Un'attività che noi abbiamo a Piacenza è questo laboratorio creativo. Laboratorio creativo in via Pallastrelli, dove per i pazienti nella cronicità post-ictus fanno attività di cognitiva, allenamento quindi alla memoria, logopedia, ginnastica un po' di, e per il mantenimento. È un laboratorio creativo dove fra l'altro è anche un'associazione per questi pazienti che molto spesso ritornando a casa cadono in depressione. E poi collaboriamo e diamo un appoggio alla neurologia quando fanno gli screening. Abbiamo fatto nel 2022 tre screening, uno a Castel San Giovanni, uno a Caorso e uno a Piacenza. Gli screening consistono di misurazione della pressione, colesterolo, glicemia e poi la dottoressa e un neurologo dà un piccolo responso per poi avvisare se era il caso di fare approfondimenti o meno.